Questo momento doveva arrivare, prima o poi, ed è arrivato. Allora, oggi parliamo, a grande richiesta, di Dragon Age Origins, il primo capitolo di questa ormai popolarissima serie, un capitolo che rappresenta una delle esperienze più belle in assoluto che abbia fatto in 32 anni di vita videoludica. È un gioco che sicuramente è tra i miei preferiti in assoluto, come poi ho sempre detto. Ed è un titolo che è riuscito negli anni a rimanermi così impresso da farmi desiderare ardentemente un sequel che fosse alla sua altezza. Poi parleremo anche dei sequel nei prossimi Promossi e Bocciati, però per oggi appunto vorrei concentrarmi su di lui. Un titolo all'epoca rivoluzionario perché capace di unire tutto ciò che di bello c'era nei giochi di ruolo di una volta, quindi grande libertà decisionale, grande libertà interpretativa, con però una veste narrativa e grafica di nuova generazione per l'epoca. Il gioco aveva un taglio cinematografico estremamente marcato che rendeva la narrazione particolarmente affascinante. Ricordo ancora già dai trailer, quello con la famosa canzone di Marilyn Manson, si capiva chiaramente quale fosse l'epicità, quale potesse essere l'epicità di quell'avventura e concretamente è stata una delle poche volte in cui le aspettative si sono poi rivelate non vane, perché Origins era un titolo realmente all'altezza delle più rosee aspettative, se non in termini di combattimento. I combattimenti di Origins erano un pochino poco appaganti, perché non particolarmente dinamici e in senso assoluto diciamo che la resa estetica dei combattimenti non era di primissimo piano, però te ne sbattevi come poche volte è stato possibile fare, ma te ne sbattevi perché? Perché l'impianto ruolistico era vicino alla perfezione. Allora, partiamo col dire che il gioco aveva ed ha, recuperatelo se vi capita, diverse storie introduttive, cioè la scelta della classe e della razza del personaggio andava a condizionare l'evoluzione stessa della storia. Non era una scelta tanto per, tant'è che ogni classe, ogni razza aveva un'introduzione apposita, con una premessa narrativa delle situazioni e degli elementi narrativi che poi si andavano a concretizzare in quella che sarebbe stata la storia successiva, cioè scegliendo un nano piuttosto che un umano, si alterava completamente tutta la storia, parecchi eventi chiave, le reazioni di alcune fazioni rispetto al nostro personaggio e in senso assoluto tutto il mondo di gioco variava in base alla scelta fatta. Ed era di una bellezza questo aspetto, perché chiaramente un nano, per esempio, andando in una città di umani, si ritrovava ad essere osteggiato. Quindi in quel contesto aveva più difficoltà. Così come un nano che andava tra i nani si trovava facilitato rispetto a un elfo. E tutto questo andava a creare un universo così credibile, così vivo, così realistico nel suo essere un fantasy purissimo, tale da farmelo giocare. Quante volte? Penso averlo giocato tipo 15 volte. All'epoca lo giocai con tutte le possibili combinazioni di classe e di razza proprio per valutare le conseguenze di ogni scelta sulla base del personaggio utilizzato. Cioè era una cosa straordinaria, che ovviamente è caduta nel vuoto. Perché poi, come poi analizzeremo nel corso di futuri Promossi e Bocciati, la serie non è riuscita a rimanere ancorata a quei punti di forza assoluti evidenziati qui. Ma questo, al netto di un combat system ampiamente rivedibile, era un titolo, è un titolo imperdibile per tutti gli amanti di giochi di ruolo e di fantasy, perché forse è uno dei pochi videogiochi degli ultimi 20 anni in grado di incarnare realmente il concetto di gioco di ruolo applicato a un videogame. Non so se ho reso l'idea, ma spero veramente di sì. Complice anche la presenza di finali multipli, situazioni al limite della sopportazione psicologica, perché ci saranno momenti, se non l'avete mai giocato, vi accorgerete di quello che intendo. Ci sono momenti in cui ci si trova di fronte a veri e propri dilemmi morali, non semplici da risolvere. E considerando che ogni scelta ha delle conseguenze tangibili, concrete, che si riflettono nel breve, nel medio e nel lungo termine, è un'esperienza che non vi dimenticherete mai.
Per cui dategli un occhio, lo trovate ormai ovunque, in periodi di saldo ve lo tirano dietro, recuperatelo, passate sopra il combat system rivedibile perché andrete incontro a un'esperienza in grado di farvi capire realmente ciò che è un gioco di ruolo in un videogioco e vi farà capire ciò che ci hanno spacciato come giochi di ruolo in questi anni senza averne titolo, ok? Quindi mi auguro veramente che abbiate modo, fatemi sapere se l'avete giocato ovviamente i vostri pareri in merito e come sempre vi invito a farmi sapere che gioco vorreste trattassimo in questa rubrica le prossime volte perché appunto il Promossi e Bocciati va avanti e andrà avanti ancora per parecchio immagino.